Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore. La Vippon ha da sempre preso in giro tutti, perfino il conduttore Alfonso Signorini, poiché l'ha sempre chiamata in un modo completamente errato. Questo suo percorso ha suscitato l'interesse di molti, fin dai primi giorni quando ancora si pensava che tra lei e Alex Belli vi era una semplice e stupenda amicizia. Tutti sappiamo però che con il passare del tempo questa è poi tramutata in ben altro. Il triangolo amoroso da loro stessi creato è ormai da tempo sulla bocca di tutti e, involontariamente, chiunque abbia mai parlato di lei, ha sbagliato spudoratamente il suo nome. Lei stessa ha confessato di essersi divertita molto a sentire le diverse pronunce errate, nonostante questo però non ha mai replicato correggendo chi sbagliava. Il suo nome però non è l'unico ad essere argomento di fraintendimenti, perfino il suo cognome ha suscitato infiniti dubbi. Da tempo ignoto infatti, alcuni erano fermamente sicuri che il suo cognome fosse Stasi, ovviamente non è così. Lei svela finalmente come si pronuncia il suo nome, nessuno potrà più sbagliare. Come già anticipato, nessuno si è mai accorto di questo piccolo particolare. Una sola persona ha sgamato il misfatto prima ancora che lei ne potesse parlare con il pubblico, questo è un concorrente attuale del Grande Fratello VIP. Ha da poco varcato la soglia della Porta Rossa, a differenza della maggior parte dei concorrenti presenti all'interno della casa che condividono insieme le loro giornate da ormai 4 mesi. Lui è Barue, senza alcun motivo particolare, ha preso l'argomento con la ragazza facendole confessare come realmente si pronuncia il suo nome. Soleil sorridente al GFV. Ebbene, non è molto complicato ed ovviamente la scrittura di quest'ultimo non cambia affatto. Bisogna semplicemente eliminare una lettera per pronunciarlo in modo completamente corretto. Innanzitutto bisogna fare chiarezza sulla scrittura completa del suo nome. Non lo tutti lo sanno, ma la ragazza non si chiama semplicemente Soleil, ha infatti un secondo nome, Soleil Anastasia Sorge. Potrebbe interessarti anche, o il nome del fidanzato fuori di Soleil, scoop clamoroso al GF VIP, adesso cambia tutto. La ragazza, dopo aver preso l'argomento con Barù, ha di fatto affermato che il suo nome si pronuncia semplicemente Soleil senza alcuna L finale. Ha inoltre affermato che alcuni suoi amici la chiamano semplicemente El. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo ai prossimi video, addio.